Siamo contenti perché oggi siamo riusciti a portare in Merlo una realtà che 2 o 3 mesi fa non pensavamo di poter raggiungere, cioè la vaccinazione e meglio ancora i vaccini. Oggi è una realtà che sappiamo possiamo dare una grossa collaborazione per i nostri collaboratori e un senso di riguardo verso di loro. Questo per noi oggi è un momento di avvicinamento con le nostre persone e credo sia, mi auguro, sia percepito nella maniera corretta. Se stiamo meglio saremo più contenti tutti insieme. Stasera è davvero un bel momento, nel senso che oggi abbiamo inaugurato il centro vaccinale di Confartigianato, questa sera inauguriamo il centro vaccinale qui alla Merlo, vuol dire che le nostre realtà imprenditoriali si stanno attrezzando per fare la cosa più importante in questo momento, cioè accelerare il processo delle vaccinazioni. Noi abbiamo avuto fino a qualche settimana fa un collo di bottiglia, che era il numero dei vaccini che erano consegnati alla sanità. Adesso, grazie al lavoro fatto dall'Europa, grazie al lavoro fatto dal governo, grazie al lavoro del generale Figliuolo, dalle regioni, c'è l'approvvigionamento non è più un problema. Ora il focus deve essere sul fare velocemente il maggior numero di vaccini possibile. La velocità è essenziale, perché la velocità con la quale la maggior parte delle persone verrà vaccinata è davvero un antidoto contro le varianti, contro i pericoli che possono esserci. Quindi vaccinarsi in fretta. L'appello che stiamo facendo è per le persone, alle persone che hanno ancora dei dubbi, sono ancora titubanti, non siate titubanti, fatevi vaccinare. Ne va della salute vostra, ma ne va della salute della nostra comunità. Questa pandemia ci ha insegnato una cosa, che ognuno di noi è responsabile non solo per se stesso, ma è responsabile per tutta la comunità. E vaccinarsi è un atto di responsabilità.